Continuano i grandi eventi all'All for Office di Mariano Savarese e questa volta abbiamo il piacere di ospitare un grande autore ed attore comico, Ciro Villano. Ciao Ciro. Ah, sono io? Ah, pensavo che stavamo aspettando a qualcuno. Sì, salve, ciao. Ciro, la tua attività inizia da giovanissima, perché io ho letto, non so, poi confermami se è vero o no, che scrivevi testi già ai tempi del liceo classico. Sì, 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 facevo scrivevo le parodie dei classici, quelle cose un po' uguali, cioè tipo Promessi Sposi, queste cose qua, scrivevo le parodie, cioè mi mettevo in da, perché non avevo una grande popolarità, perché ero piccolo, magro, cioè a me mi cagavo nessuna scuola. Allora tenevo questo fatto di mettermi là a scrivere le parodie, ed era un modo per avere l'attenzione di quello. Sto facendo una cosa proprio triste, c'è una musichetta sotto, ci sta, che è ancora più triste. La chiediamo, sì. E niente, io per avere l'attenzione di delle ragazze, che hanno veramente zero proprio, io facevo queste parole per farle ridere un po', e ridevano. Ridevano e poi mi cagavano un'altra volta. Non riuscivi a conquistare alla fine, oppure qualcuno poi cedeva? No, poi alla fine pagando qualcosa ho fatto, cioè nel senso 35, poi all'epoca si stavano ancora in lirucci, 50.000 lire facevi belle cose. E invece i tuoi professori cosa dicevano di queste cose? Pagavo... No, dei tuoi scritti, delle tue opere. No, facevano, erano contenti, perché nel senso che non avevo futuro né come ingegnere, come medico, cioè avevo trovato la mia dimensione artistica, per loro era niente, ma non fai niente, non fa niente, che tanto c'avevo comunque un fratello già medico che si era realizzato, e quindi pure che non facevo niente in Davide, non davo fastidio, ecco, questo è triste, questa intervista stava facendo fatto liceo. Vabbè, però poi con le scuole medie pure che no, però con Fuori Corso hai conosciuto una grandissima popolarità, perché hai portato anche a teatro poi tantissime persone, migliaia e migliaia di persone. Come nacque l'idea appunto di un programma del genere, e poi ti aspettavi un successo simile? Il successo no, non me l'aspettavo proprio, la verità, è tutto no. E nasce perché io avevo collaborato con Marco Columbo, una produzione Mediaset, io scrivevo delle battute per Mediaset e avevamo l'intenzione di fare qualcosa anche qui in Campania. E conobbi Ciro Ceruti, non so se conosci Ciro Ceruti. Sono andato anche a teatro, sì. Ti è piaciuto lo spettacolo? Sì, sì, molto. Formammo una compagnia teatrale e poi decidemmo di dedicarci a questo progetto, perché poi la sitcom non è altro che la trasposizione televisiva di un'opera teatrale, e nacque questo format, diciamo così, abusivo, perché la televisione non ci voleva manco fa fatti, proprio lo diciamo, perché l'editore non ci credeva, ci credeva molto il direttore Enzo Coppola, tant'è vero che noi registravamo il sabato pomeriggio di nascosto, proprio come i fatiende proprio. E una volta addirittura l'editore ci vide che registravamo e dice: ma che ci fate voi qua? Il direttore dice: no, sono gli elettricisti, ti giuro. E poi incominciò pian piano, perché era un programma con le scene colorate, piaceva molto ai bambini, questo per far capire un livello proprio Fuori Corso, piaceva molto ai bambini, erano persone oltre 95 anni, per far capire che siamo. E poi pian piano da 15 anni più o meno va in onda tutti i giorni, sempre. Però toccavi anche temi forti, si parlava di sesso, di religione, e però piaceva anche molto ai bambini, quindi riusciva ad avere un riscontro praticamente generale, piaceva a tutti. A fortuna, cioè non è che ci hanno messo là, lo dico a Ceruti, cioè, tu come usessi senza toccare i bambini, predico. A fortuna lui faceva cose, poi la televisione regionale rispetto alla RAI non hai un controllo, non hai censura, voglio dire, e quindi ti metti là e scrivi, ti diverti, cioè. Piacciono ancora le puntate, perché fanno degli ascolti molto molto alti. Sempre, cioè, nel senso, abbiamo toccato tutti i temi, pure perché abbiamo scritto 240 puntate, quindi dovevamo per forza affrontare tutti i temi. Il sesso ci piace, perché non facendone di sesso preferiamo scriverne, quindi uno si sfoga, uno non può fare le tre e scrive le tre puntate in coppia sesso, per dire. Sempre pagando, però, sempre come al liceo. Non avete mai pensato di esportare il format magari a livello nazionale, conscio ad esempio del successo di un Made in Sud, però Fuori Corso, non voglio inimicarmi qualcuno, però non aveva niente da invidiare a Made in Sud. Sì, abbiamo pensato, ho detto lo facciamo diventare pure internazionale, poi mi scucciava la verità proprio di andare a Los Angeles a pigliare i premi, cose, allora proprio stiamo a Napoli almeno, perché Ciro non voleva volare con l'aereo. Io mi sfassiavo e pigliavo tutti questi miliardi e cose della RAI,
perché poi quando il luato pur cadranno 1 milione di euro al mese, luato i tassi, fatto regalo a chi l'ha, chi l'ha, che trest. Allora esatto, a chi sud abbiamo preferito fare fuori corso in Campania. No, a parte gli scherzi, il salto di qualità uno pensa sempre di farlo, però poi il destino, le altre cose, non lo sa, non. Perché dicevano, poi c'è sempre l'abitudine che quando una cosa nasce a Napoli è napoletana, è dialettale, capito? Quindi il grosso vantaggio di la grande, grande, come ti devo dire, il grande successo di Made in Sud è stato anche di esportare un linguaggio che tutti dicevano che era napoletano a livello nazionale, e con i dati che hanno fatto di ascolto hanno fatto capire che questa sorta di ghetto della cultura napoletana non in realtà esiste solo nelle menti dei dirigenti Rai, perché non è vero, cioè le cose napoletane, a partire da Edoardo fino a scendere man mano, fino a scendere a livello fuori corso, sono cose che piacciono a tutti, quindi la volontà c'era sempre, però poi non dipende da noi. È vero che forse ci sono due aree geografiche per quanto concerne la comicità, mi spiego meglio, c'è ad esempio Zelig che va da Roma in su, ad esempio Made in Sud da Roma in giù, non c'è una comicità che magari prenda tutto il paese? Ci si può stare pure in zona Avellino che si fanno pure il coso loro, cioè ognuno ha la sua. Sì, effettivamente non esiste una comicità nazionale, purché non esiste ancora una nazione a livello culturale, letterario, voglio dire, esistono dei fenomeni regionali molto molto forti, ma è bello anche così, perché una cosa è il comico nazionale, come può essere un Sordi, eccetera, che sono livelli, come può essere un Totò, però voglio dire, pensa Totò senza quel sapore napoletano partenopeo, pensa Sordi senza la sua romanità, quindi siamo contenti di queste differenze, è proprio nelle differenze che nasce la comicità, la peculiarità. Sto parlando troppo... Ottimo, no. Si vede che scrivi testi. Grazie a Nati. Liceo classico. Poi. Eh sì, credo, almeno questo la peculiarità lo volevo ridire, perché è una parola che ho imparato, ma acerro quando l'ho imparata. Peculiarità. Tu hai parlato di storia. La storia reale è diversa rispetto a quella che si studia sui libri, perché sui libri si parla di un sud che al momento dell'unità d'Italia viaggiava ad una velocità diversa rispetto al nord. So, ti faccio questa domanda perché so che tu sei molto interessato a questa cosa. No, ci sono varie scuole di pensiero, ma non bisogna essere né meridionalisti né settentrionalisti. È vero che noi abbiamo formato la prima ferrovia, abbiamo creato la prima ferrovia, linea ferroviaria Napoli-Portici, ma al momento poi dell'unità il regno del nord di Savoia era pieno di ferrovie e noi c'era rimasto sulla Napoli-Portici, per farci capire, non c'era Portici-Napoli, quindi le differenze ci sono, voglio dire, noi siamo buoni per fare trenusto. Io mo non è che voglio dire, cioè non è che stavamo proprio che avevamo l'economia della Germania o della Danimarca, però siamo fatti noi, non dobbiamo farsi danni, si è venuto via da noi, no? A pigliare il coso nostro. Ma al di là del Banco di Napoli, dei soldi che Cavour, che gli assemblea napoletana è morto, 1861 è morto pur Cavour, però al di là di questo noi avevamo una nostra realtà, mentre che era, non era floridissima, voglio dire, perché avevamo un pareggio di bilancio che già è, però non avevamo investimenti di infrastrutture e queste cose qua. Però come siamo a casa nostra, ma perché se tu stai poco, io faccio che tu stai poco buona a casa, no, per di faccio un esempio, dice, ma a fianco un signore disoccupato, che vuoi venire a prendere a casa tua? No, fatti cacchio, tu voglio stare disoccupato a casa mia. E quindi c'è stata questa situazione, però prima di essere, come ti devo dire, revisionisti oppure meridionalisti, dovremmo leggere. È pur vero che da quando c'è stata l'unità d'Italia tutti i fondi sono andati al centro-nord, ma è pur vero che chi ha deciso che questi fondi vadano o andassero al centro-nord? Dei politici che venivano votati al sud Italia, cioè non è che loro ci hanno imposto gli onorevoli di Verona, noi teniamo i politici nostri che andavano alla Camera e al Senato a fare le leggi, e quindi sono stati loro e chi le stanno là ho fatto. Però guarda, perché cambiano i governi e ci si lamenta sempre di questa cosa, cioè si investe solo al nord e le grandi opere al sud, vedi la Salerno-Reggio Calabria, ma ce ne sono tante altre, restano ferme al palo. Ma poi ci fa un lavoro di comici, ringraziando a Dio, voi fin quando non chiudono la Salerno-Reggio Calabria, non l'aprono, noi comici avremo sempre di che dire. Però il pesce fede sempre a capo, si dice, e dobbiamo metterci in testa che a capo non sono i politici, a capo si sembra noi che li andiamo a votare. Allora le cose non cambiano, perché non cambiano le promesse e le cose, come ci facciamo fare le promesse? Quando viene il politico dopo 4 anni e ti viene a salutare e ti dice cerca di starmi vicino perché il posto di lavoro te lo do di sicuro e non lo votiamo,
capro pesce che lei non è il politico, a capo siamo noi, poi il pesce è il politico. Scusami, il doppio senso col pesce e del politico. Parliamo però alla tua attività, perché io prima ho fatto io ho fatto riferimento a Fuori Corso, al fatto che potrebbe essere anche un format secondo me nazionale, però è anche vero che tu hai realizzato due film, hai partecipato a due film che sono usciti però in tutta Italia, sì. Quindi sei comunque approdato ad un contesto più nazionale. Sì, 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 alcune cose mie teatrali sono andate in Rai, tengo certi parienti a Torino, che ti devo dire, sono andato due volte a Bologna, quindi il panorama nazionale l'ho visto, addirittura sono andato a Benevento, e quindi il il panorama nazionale, ti ripeto, è un fatto che non piace a San Napoli, il clima, l'umidità non mi piace, cioè nel senso è tutta una questione di opportunità, e i film sono andati bene anche al nord. Ti ripeto, è un fatto di continuità e di progetti Perfetto. Quanto è difficile però per un napoletano in generale riuscire a farsi apprezzare anche al nord Italia? No, non è vero. Cioè, questo sono veramente in qualche modo luoghi comuni, perché il napoletano, il classico napoletano, almeno nel nostro lavoro, nella parte artistica, ha la cosiddetta marcia in più. E quando non trascende, quando non va nella volgarità, quando non va nell'approfittare delle cose, quella marcia in più rimane una marcia in più e resta simpatico a quelli di Pordenone, di Padova, di Mantova, i Salemme, i Peppe Barra, i Siani, sono persone napoletanissime che al nord vanno benissimo e riempiono i teatri. Non è che tu, perché sei di Napoli, hai una porta, le porte chiuse, non è vero. Forse un eccesso di vittimismo, forse se incominciamo a toglierlo, magari pure buono facciamo. Non è che è vero che nei teatri nazionali ci sono dei quadrifoglio, cioè ci sono delle parti di programmazione dedicate al teatro napoletano, ma non è un ghettizzare il teatro napoletano, è far capire proprio che noi abbiamo il teatro italiano e poi teniamo una cosa che ha lo stesso valore, equipollente, questo l'ho imparata. Questa è ancora migliore. L'ho imparata veramente, prima di Cardito, credo. E hanno lo stesso valore del teatro nazionale, se non più grande, perché poi le opere napoletane sono famose in tutto il mondo. Prima hai fatto riferimento a Siani, c'è qualcosa che bolle in pentola? A che storia? Credo che ci facciamo una pizza, perché è meglio così. E se c'è una collaborazione a livello autorale con Alessandro Siani, sì. Però di più non posso dire. Quindi vabbè, non vuoi svelare nient'altro? No, perché sono scaramantico, non per altro. Però sei anche un tifoso del Napoli. Noi siamo areanapoli.it, quindi ci occupiamo mattina e sera di Napoli. E sabato prossimo c'è Juventus-Napoli, che per un napoletano è la sfida più attesa dell'anno. Come ci arriva il Napoli? Secondo te c'è qualche speranza di tornare a casa con un risultato positivo? Ha già caduto una casa con Pullman genufatta, secondo me, nel senso che guarda, la telecamera mo con Coppa Napoli. Cioè, prima la telecamera se l'Afonso fu proprio fatto fuori corso, con Coppa Napoli. Vabbè, voglio rispondere a questo. Io spero di sì, spero per il Napoli di sì, però al di là del risultato positivo spero che si concretizzi un po' qualche cosa di serio, al di là dei tre punti, il mezzo punto, la qualificazione, gli ottavi, i quarti, cioè cominciamo a portare qualcosa a casa, perché sono veramente 30 anni che a non arriva veramente niente. Allora è come il padre di famiglia che dice: sai, ho avuto soddisfazione sul posto di lavoro. La moglie dice: vabbè, i soldi li hai portati alla fine, cerchiamo di guagliare, questo è. La cessione di Higuaín alla Juventus è stata vista male qui da parte dei tifosi azzurri, perché Higuaín è stato considerato una sorta di traditore, ma nel calcio di oggi si può ancora parlare di tradimento? Ma secondo me pecchiamo proprio di ingenuità ad affezionarci proprio ai calciatori, che è la gente che fatica. Cioè, tu mo stai per Area Napoli, domani ti chiama Napoli Today, dici: ma così, ok, che fai, non ci vai? Guarda, ma in dei palle lungi, va, dillo. Detto che ci va anche per molto meno. A mio light, quando le telecamere. Sarò licenziato dopo questa intervista. Ah, boh, t'hanno pigliato anche l'altra parte. Però non è un problema. Però affezionarsi ai giocatori mi sembra una cosa veramente anacronistica in questo punto. Il fatto che Gonzalo Higuaín che se ne importa, cioè, a parte che non si va a Napoli, già stanno a Varca, a Rossano, allora non è che. Allora chi le varca tu stanno pigliate gol. Dici: ma ci ha tradito, se chiude la varcatura a Moncalieri
cioè non bisogna affezionare, bisogna stare vicino alla maglia, voglio dire, ma neanche vicino alla società, perché la società ha degli obiettivi che sono diversi dagli obiettivi del tifoso. Il tifoso vuole una soddisfazione, vuole divertirsi, vuole avere delle soddisfazioni in campo. Chi si cava un esorto? Cioè sono due obiettivi diversi. Tu non puoi volere la stessa cosa di Higuain, perché cosa c'è la cosa di Higuain? Quindi tu puoi volere la cosa più precedente. E sono due cose diverse. La stessa cosa, se ne chiudo che ogni volta se la coccruro per la mandà. Se ne chiudo quagliare, l'umano se ne chiudo quagliare, se ne chiudo cava, se ne chiudo cava, se non hanno. Prima o poi pure si vuole se niente. Però pare che nessuno mi parla più che se ne chiude sì. Nessuno si lamenta che se ne chiude. Anche Zoff poi andare alla Juventus proprio. Ma se, ma prima o poi scendiamo tutto. Ma trovai pure tu, te lo dico, che io ho dei parenti a Poggio Reale e ho delle nicchie libere, quindi voglio. A proposito però di De Laurentiis, come imprenditore, come lo giudichi? Perché Napoli è divisa in due parti, c'è chi dice che si sta arricchendo praticamente e chi invece lo loda perché il Napoli comunque sta in Champions League. Anche in questo, voglio dire, bisogna mettersi nella testa del presidente, che se mi fa fare un film io lo loderò, se non mi fa fare niente una chiave. Ecco, questo è il concetto della cosa. Sì, ha portato il Napoli in Champions, va bene, ha fatto un suo percorso perché stava in serie C e giocava con il Cittadella, il Napoli, però a questo punto, a questi livelli, bisogna un attimino quagliare, come dicevo prima. Che può fare? O vince lo scudetto, ci vanno i giocatori, ci vanno queste situazioni e basta. Non va affezionato, se ne vanno tutto quanto. Un'altra fine, io ti dico, alta, tu eri quanti anni hai? 35. Portate veramente una. Cioè, nel senso. Ma poi a te fate l'atteggiamento, però da anziano, però. 35 anni. A novembre. Ah, neanche 35 anni. Ma sì, ma no, cioè stai buono, grazie a Dio. Finora sì. No. Spero anche dopo. No, nel senso che altro così. Altre domande? Finito con lo sport. Tu hai fatto riferimento ai tanti personaggi con cui hai collaborato. Ci vuoi magari raccontare un aneddoto, qualche personaggio con cui ti sei trovato magari meglio, hai stretto un rapporto di amicizia, quindi che andasse al di là anche del rapporto lavorativo? Ma no, ma noi in questo nostro ambiente di lavoro siamo tutti veramente molto amici, siamo strettissimi. Nessuno che si fa le scarpe, nessuno che, anzi, se hanno un'opportunità ti chiamano, dice lo facciamo insieme, è bello, fino a lavorare con noi, tanto modo licenze, dopo questa intervista sì, mi raffatica con noi, veramente, no, i ricordi più belli li ho ovviamente con i ragazzi di fuori corso, perché per non fare proprio statistica, perché 15 anni con loro, 10 anni con loro, ed è uno delle poche volte, per dire, noi ridevamo tantissimo, insomma, è colpa pure mia che faceva ridere, noi ridevamo tantissimo, una volta una scena la ripetimmo 56 volte fino a quando non spensero le luci della televisione e dice mov natai e ci cacciarono fuori a pedate con i tecnici che ci sputavano addosso perché ne pavavano manche. E quel ricordo, quelli sono veramente indelebili, tant'è vero che noi stavamo fingendo di fare un'operazione a un cane andando a squadra, stiamo facendo il solito porcherino il nostro. A un certo punto il direttore già c'aveva, il regista già ci aveva cazziato, ci aveva detto se sbagliate questa, se vi mettete a ridere su questa ve ne andate, vi caccio, ma veramente fu. E io pur di non ridere diedi un pugno forte sul banco su cui stavamo lavorando, non accorgendomi che sul banco ci stava il dito di Lucio Pieri, il prete. E io avevo, mi sentivo una cosa sotto, dice, ma io sa che ha svegliato. Comunque 3-2 c'ha cazzione, incomincio a girare e mi giro e noto la faccia di Lucio che piangeva, cioè dal dolore, lui stava soffrendo e comunque gli feci l'unghia verde praticamente. E io cominciai a lacrimare, cioè, ho messo tutto così, me ne vado, perché non. Le risate quelle sono sicuramente. Perché se questo è un lavoro fatto è strano, se ti diverti diverti, se non ti diverti non arriva dall'altra parte. Per finire, i tuoi progetti sul futuro, non ci vuoi svelare niente su Siani, però c'è qualche altra cosa magari? No, niente, tengo su fatta la pescheria che mo apriamo qua a Villarecca e niente, speriamo che si chiamerà All for Pescheri, All for tutto facciamo triglio, razzi, fatto qua. Speriamo di lavorare molto a Natale, questo vi voglio dire. Ah, aspetta, volevo dire, sì, però no, perché non che vado fuori, debutta a proposito di Natale, a Carnevale, debutta a febbraio Troppo Napoletano, tratto dal film di Alessandro e Gianluca Anzanelli con Gigi Ross, dove c'è una scrittura mia e ci sono altre, Crazy Musical al Teatro Totò con Francesca Marini,
e poi su fatto per esempio della pescheria, e cerchiamo di mettere anche il reparto surgelato. Aspettiamo tutti quanti a, vabbè, a parte la pescheria, all'all for off, ma è una cosa più facile, non si può dire, all for, vabbè, tutto per l'ufficio, giusto? Tutto per l'ufficio, vi aspettiamo tutti quanti, sempre qua, io sto qua, da stasera, perché sto cercando pure casa, infatti, sto cercando, quindi io vi aspetto a Villa Ricca con Mariano, con tutti quanti, siamo tutti quanti qua. Mariani, gli artisti, Isca, non va di che chiù, che è finita, non è, e vi aspetto, venite, comprate a Napoli prodotti napoletani, è vero che sono tutti prodotti fatti cinesi proprio di Napoli, i cinesi napoletani li trovate qua, va bene? Grazie.